Buongiorno a tutti cercatori d'oro, io sono Matteo e oggi vi condurrò nel fantastico mondo della ricerca dell'oro in Italia. In questo breve episodio parleremo invece delle proprietà dell'oro, cioè il metallo prezioso a cui facciamo riferimento per questa disciplina. Il formato della videolezione, come vedete, si basa su una serie di diapositive come le videolezioni scorse e quelle future, che sono state tratte dal mio libro che si intitola Oro e Prospezione, il quale vi consiglio di acquistare come elemento di sussidio. Oggi di cosa parliamo? Parliamo dell'oro. Ecco, noi cercatori d'oro cerchiamo questo metallo prezioso, principalmente non per un vanto piuttosto che una vanità, come si suol pensare, oppure per una forma di avarizia, ma principalmente noi lo cerchiamo per un bisogno, una necessità hobbistica, ma anche un valore economico. Dovete sapere che alcuni cercatori d'oro, l'oro che trovano, tenderanno a cercare poi di venderlo ai banchi metalli, per esempio, o ad orafi. Non sono quantità rilevanti, cioè è difficile tirarci fuori uno stipendio mensile. Io per primo l'oro che trovo tendenzialmente non lo vendo, bensì lo metto a far parte di una collezione che man mano aumenta. Alcuni granuli, pagliuzze particolari scambio con altri cercatori d'oro, per esempio. Allora, per parlare di proprietà dell'oro, io prima di tutto voglio dirvi che sicuramente un po' i miei studi come geologo mi hanno aiutato e continuano ad aiutarmi tuttora a capire che cosa ho di fronte nell'ambiente, perché nel fiume l'oro, ovviamente, lo troverete in minimissima parte rispetto al volume di sedimento che avrete a che fare. Ci sono altri minerali pesanti, come ad esempio il granato, la magnetite, ci sono tanti altri minerali che troverete anche in forma minore ancora, e soprattutto quello che è molto importante, io trovo che è importante, è il colore della polvere. Nel momento in cui voi prendeste una pagliuzza e sopra appunto una piccola piastrella di porcellana, sono di porcellana fatta apposta, un po' rugose, di solito hanno un colore di sfondo nero, passaste questa pagliuzza di sopra, per sfregamento verrà a crearsi una linea di un certo colore. Nel caso fosse oro, sarà giallo. Inoltre, se avete di fronte l'oro e per mezzo di un martello, un ago, andate a pigiare su questo granulo pagliuzza, questo si deformerebbe perché l'oro è molto malleabile. Questa è una caratteristica che nel caso in cui invece abbiate di fronte della pirite, la pirite tenderà a frantumarsi, invece l'oro tende a essere malleato, quindi a deformarsi, in poche parole. Un'altra cosa interessante è la lucentezza, cioè l'oro come metallo non riuscite a vederci attraverso, Ha una lucentezza metallica ed è questo, diciamo, uno dei principali fattori che quando siamo sul fiume e abbiamo di fronte il piatto con qualche pagliuzza al fondo, riusciamo a riconoscere quasi in maniera assoluta che sono pagliuzze d'oro. Magari poi all'inizio questo sarà un po' più complicato, mi rendo conto, però diciamo che in generale i neofiti che ho avuto a che fare, dopo la prima, seconda volta che io ho detto questo è oro, queste sono pagliuzze, questi sono granuli d'oro, da lì in poi si sono arrangiati egregiamente. È un metallo molto riconoscibile, non dà particolarmente problemi. Ci sono eccezioni con altri minerali che possono leggermente confondersi, come ad esempio la pirite, ma vi ho già detto che il carattere distintivo della pirite è che nel momento in cui si pigia con un piccolo ago, questa si frantuma, invece l'oro no, si deforma. È il caso in cui, esempio, della famiglia delle miche. E le miche invece, tendenzialmente, sempre con un ago, tendono a sfaldarsi in tante fogliettine, una parallela all'altra. Aprirei tutto quello che voglio farvi notare è che tendenzialmente l'oro che si trova in natura, in Italia come all'estero, non è mai oro puro. Di solito c'è una quantità all'interno di argento e di rame. Queste possono essere variabili, ma tendenzialmente sono minori dell'oro. Ci sono poi anche eccezioni. Nel caso in cui ci sia dell'argento in lega con l'oro, la pagliuzza tenderà ad avere un colore più verso il bianco, mentre nel caso in cui ci fosse un po' più rame, verso l'arancione o rossiccio. Ovviamente, essendoci alle volte oro, rame e argento, si creerà una sommatoria e di conseguenza il colore che vedrete sarà il risultato. Inoltre, una volta che andrete a vedere il vostro oro al microscopio, e ve lo consiglio veramente tanto perché una pagliuzza, un granulo che può essere praticamente anonimo, diventa molto interessante dal punto di vista scientifico. Già a 20-40 ingrandimenti si può osservare che la vostra pagliuzza granulo non è fatta solo di oro o di elementi in lega, bensì ci sono anche altri minerali associati. Ad
Raramente ci sono dei solfuri che tenderanno anche a essere alterati con quel tipico colore rossiccio. Tendenzialmente troverete del quarzo, un minerale molto duro, ma tendenzialmente fragile, specialmente in ambiente alluvionale dove dovete immaginare lontana piena questo miscuglio di sassi, ciottoli, ghiaie e sabbie che cozzano a vicenda a causa dell'acqua che è veramente impressionante in quei contesti, l'energia che possiede l'acqua. E quindi posti questi granuli, queste pagliuzze d'oro sopra a un foglio con carta millimetrata, di solito questo ci permette di avere una scala di riferimento, cioè fa capire al lettore, ok, questo granulo circa ha un diametro di mezzo centimetro, perché questa carta millimetrata ha 1 mm per 1 mm ogni quadrato. Questo è importante perché dà rilievo al nostro ritrovamento, sia che sia molto piccolo e quindi fa capire a chi, all'osservatore, che sta guardando qualcosa di immensamente piccolo e molto ingrandito, invece se voi avete trovato una pepita d'oro e volete far vedere quanto è grande questa pepita d'oro, conviene che ci mettiate di fianco 1 metro piuttosto che una scala di misura adatta, magari non una carta millimetrata. Dipende sempre che cosa volete fare e come volete farlo. Parliamo quindi dell'ambiente alluvionale. Ecco, nelle pepite d'oro, ma anche nei granuli, si vede quindi che noi le chiamiamo in generale pagliuzze d'oro, granuli d'oro, pepite d'oro, ma in generale dentro c'è una quantità di oro, ma non c'è solo oro. Inoltre, nel caso in cui ci fossero dei minerali diversi dall'oro, come ad esempio il quarzo, dovete sapere che ha un comportamento molto diverso agli stress esterni. Cosa significa? Significa che posto questo granulo all'interno di un fiume in piena, l'oro agli stress esterni, cioè i ciottoli che collidono tra di loro, tenderà a deformarsi. E non è un caso che dai granuli si generano le pagliuzze che sono molto appiattite, perché l'oro si deforma. Invece il quarzo è un minerale, come ho detto, duro, quindi resiste, però non tanto agli urti e agli stress esterni, quindi tende leggermente a frantumarsi nel tempo. Più noi andiamo lontano dalla fonte di quest'oro, quindi dalle vendole termali, posti di montagna, più il quarzo tenderà a essere minore in quantità. Inoltre, voglio anche farvi presente che l'argento e il rame sono due elementi chimici che tendono ad essere alterati, ma solamente quando a contatto con l'acqua e l'aria all'esterno, e di conseguenza solamente nelle porzioni più esterne dei nostri granuli, delle nostre pagliuzze, avremo questa alterazione. Cosa significa? Se voi tagliaste queste pagliuzze, questi granuli come una torta in fette, vedreste che al nucleo delle fette tenderebbe a essere conservata una maggiore quantità di argento e di rame, mentre nelle porzioni più esterne, dove si mette ad esempio zucchero a velo, tendenzialmente sarebbe oro più puro. Perché più puro? Semplicemente perché l'argento e il rame sono stati rimossi, perché sono facilmente alterabili. Oltretutto, nelle vene aurifere, come abbiamo già spiegato nelle video lezioni scorse, tendono ad esserci anche dei solfuri, quindi si parla di pirite, arsenopirite, calcopirite, solfuri, minerali al cui interno hanno dello zolfo, tendenzialmente del ferro, e anche altri elementi chimici. Ecco, questi posti in ambiente superficiale, ricco in acque, come potete immaginare, le piogge, i fiumi, gli inverni, l'umidità in generale, tendono ad alterarsi. Cosa significa? Che vengono disfatti, distrutti, non ci sono più nell'ambiente in forma solida, li ritrovereste nei fluidi, ma questo è un altro discorso. Quello che voglio dirvi è che l'oro invece non è alterabile, quindi voi lo ritroverete negli ambienti, ma non, tendenzialmente non troverete più i solfuri con cui era associato all'interno della vena aurifera. Quello che è molto interessante è che una volta che voi mettete le vostre pagliuzze pepite sotto il microscopio, potreste osservare delle morfologie molto particolari che a un primo occhio non avreste identificato diversamente. E quindi vedete proprio che ci sono delle pagliuzze fatte un po' a grappoli, come fossero dei grappoli d'uva, alcune sono molto allungate, altre sono preferenzialmente tondeggianti. Queste morfologie hanno un significato ambientale tendenzialmente. L'oro, visto che è malleabile, tende ad appiattirsi. E man mano che il trasporto procede, perde queste caratteristiche per acquistarne di nuove. Tanto più la morfologia è particolareggiata e articolata, tanto ci troviamo vicino al deposito d'origine. Oppure semplicemente la roccia si è disgregata molto lontano dalla zona di origine. Parliamo adesso dell'oro e del mercurio. Perché parlare di questo argomento? Il mercurio è un elemento chimico
che tende a, nel momento in cui incontrasse l'oro in natura, a formare amalgama. Questo composto, come potete osservare dall'immagine, tende a macchiare le nostre pagliuzze, soprattutto nelle porzioni esterne. In queste porzioni, quindi, che vediamo di colore argenteo, troveremo, se facessimo un'analisi chimica, oro più mercurio, uguale amalgama. Sono facilmente rimovibili anche con un semplicissimo fiammifero, perché il mercurio tende a evaporare semplicemente con una piccola fiamma posta vicino. Con il calore semplicemente. Io vi sconsiglio comunque di farlo perché il mercurio è un composto fortemente neurotossico. Infatti, il suo utilizzo è proibito al momento attuale in Italia, soprattutto negli ambienti come noi andiamo ad operare. Non possiamo in sostanza usare il mercurio per recuperare l'oro, perché sì, nel passato è stato usato per recuperare l'oro in Italia e viene tutt'oggi, per chi è più informato, utilizzato nei paesi del terzo mondo. Perché? Tendenzialmente alcune località in giro per il mondo sono molto ricche di oro, ma ha una morfologia e una dimensione tale che avremo mezzo bicchiere pieno di oro e magari 100.000-200.000 piccolissime pagliuzze. È impossibile recuperarne una a una, anche solo per la fusione, e di conseguenza utilizzano il mercurio per amalgamarle tutte insieme. Da 100.000 pagliuzze si va a recuperare un'unica massa spugnosa. Si fa quindi evaporare mercurio ponendolo semplicemente in un piccolo fuocherello e di conseguenza si recupererebbe un'unica massa di oro pronta per la fusione o già addirittura per la vendita. Ecco, questo meccanismo, anche se molto funzionale dal lato pratico, è assolutamente tossico per la nostra salute, specialmente mentale, perché mercurio è un composto neurotossico nel momento in cui venite in contatto. Assolutamente non parliamo di fumi di mercurio che andrebbero a crearsi, però dovete sapere che nel caso in cui voi vi troviate in vallate particolarmente rinomate per contenuto aurifero, potreste venire a contatto con queste pagliuzze mercuriate. Ecco, queste pagliuzze non è che sono tossiche per la vostra salute, perché voi non state inalando quel mercurio, il mercurio in quel momento è legato con l'oro a fare amalgama. Però quello che io vi consiglio è di mettere da parte dalla vostra collezione, perché nel tempo potrebbe andare questo mercurio a contagiare le altre pagliuzze circostanti e quindi, a parer mio, a inficiarne sia la bellezza, perché vedete che un colore argenteo, a parer mio, logicamente è soggettivo, è meno bello invece del tipico colore dorato delle pagliuzze. E inoltre, mettendole da parte, darebbe secondo me anche un ulteriore valore a queste, perché potevo scrivere sulla fialetta amalgama d'oro trovata quel giorno in quel posto là, e di conseguenza quella fialetta, secondo me, avrebbe un valore scientifico aggiuntivo. Un altro aspetto molto particolare che potreste trovare sul campo che fare è appunto il ritrovamento dell'oro sotto forma di piccole sfere oppure oggetti sferoidali. Ecco, in questo caso la principale interpretazione è quella di scarti di vecchie fusioni, perché dovete sapere che nel passato in Italia, essendoci già all'epoca un'abbondanza interessante di oro sia nei sedimenti che nelle vene aurifere, altri popoli, come ad esempio i romani, hanno cercato di sviluppare un business a riguardo nell'estrazione. Ecco, alcune di queste testimonianze si possono ancora trovare all'interno dei nostri fiumi. È sempre oro, però ha una morfologia particolare. Di nuovo, porle in una collezione separata darebbe ulteriore valore ai vostri ritrovamenti. Parliamo quindi, tornando al discorso della lezione scorsa, all'oro alluviale. Perché l'oro alluviale è così importante e io nelle prime lezioni ho voluto stressarvi così tanto a proposito? Perché l'oro alluviale è una particolare tipologia di oro che poi voi potreste ritrovare, che tende ad avere una morfologia molto accentuata, articolata, particolare e dà un ulteriore valore a quella collezione di conseguenza. Inoltre l'oro ha viaggiato pochissimo dal suo deposito, quindi vi dà buone probabilità di ritrovare da dove proviene. E questo è eccezionale, perché potreste appunto trovare l'oro in località inedite, ma primarie, quindi si può parlare anche di tanto oro. E inoltre, quello che voglio anche dirvi, nel caso in cui voi facciate l'aggiramento contrario, quindi sappiate dove era la vena già sfruttata, nei paraggi potreste trovare l'oro alluviale, quindi un possibile target di ricerca può essere questo.
L'oro alluviale, a differenza di quello alluvionale, ha subito pochissimo trasporto. Quindi presenta ancora angoli vivi, presenta ancora una morfologia riconducibile al deposito primario e presenta anche una variazione della chimica. Quindi, come ho detto prima, i livelli più esterni nel contesto alluvionale tendono ad essere più arricchiti in oro. In contesto alluvionale, nel contesto, scusate, alluviale, invece, tenderanno a presentare anche una chimica molto simile. I livelli esterni a loro riconducibile alla vena da cui provengono. Tutte queste nozioni per farvi notare come l'oro che si trova in Italia è molto articolato, è un campo complesso e anche un campo molto interessante dal punto di vista collezionistico. Soprattutto andare ad analizzare tutti questi aspetti e molti altri. Arriviamo quindi a parlare, concludendo il discorso di questa video lezione, della morfologia dell'oro. Allora, perché andare a vedere a microscopio l'oro? E poi in quanti ingrandimenti e quali? Tendenzialmente si utilizza una lente anche comune, da 10-15 per x, che significa ingrandimenti. Stereoscopi un po' più avanzati, alcuni ve li elenco qua sotto nel video in descrizione se volete acquistarli. Passano da un 20 ingrandimenti a 80, per il mio da 60-80 iniziano già a essere troppi. Tendenzialmente io opero dai 10 ai 30 ingrandimenti e già si ottengono ottimi risultati. Perché andare a utilizzare un microscopio per osservare la morfologia? Come avete già capito in questo video, è per aumentarne il valore scientifico. Le foto possono poi essere successivamente anche stampate, specialmente quelle più belle, e utilizzate come una forma d'arte, in quanto l'abito di queste pagliuzze, come vedete, può essere proprio, secondo me, considerabile una forma d'arte naturale, perché è la natura che condiziona queste forme. Inoltre, potreste venire a contatto anche con morfologie non solo appiattite o granulari, indice del trasporto, appiattite molto distanti dalla zona d'origine, tendenzialmente granulare, abbastanza vicino alla zona di origine. Potreste anche venire a contatto con dei filetti, delle morfologie tipicamente allungate. Queste hanno ancora un'origine di battuta, non sto troppo ad approfondire. Comunque sappiate che possono essere alle volte riconducibili, nel caso in cui fossero molto articolate, alle vicinanze di un deposito, piuttosto che nel caso in cui vedeste proprio che sono abbastanza anonime dal punto di vista morfologico, ma sono comunque filamentose, diciamo sono dei fili, a un ambiente alluvionale, quindi è un po' una categoria che sta un po' nel mezzo. E quindi concludiamo questa video lezione delle proprietà dell'oro con l'argomento che tratteremo nella prossima e parleremo principalmente della classificazione dei depositi aurifero secondari, in sigla DAS. Io vi ringrazio per l'attenzione in questo video, vi rimando ai video precedenti, le vene idrotermali aurifere numero 1 e numero 2 depositi alluviali. Questo appunto sono le proprietà dell'oro, e il successivo sarà riguardo i depositi aurifero secondari, cioè come trovare l'oro e dove trovarlo all'interno dell'ambiente naturale nei sedimenti. Io vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata e vi saluto.